Più di 2000 i tifosi del Venezia giunti in Toscana per festeggiare la promozione NA, attesa da oltre 30 anni. Una festa però rimandata, perché a risultare alla fine è l'altra sponda, la Lucchese, motivata e come dal confronto. Nessuna distrazione si concede alla squadra di Recanio coinvolta nella lotta per non retrocedere. I rossoneri prendono subito l'iniziativa e in pochi minuti chiudono i conti. Con il solito Paci su punizione, anche se il tiro è forse deviato da un difensore in barriera. E più avanti da Vannucchi, perfetto a seminare il panico e a trafiggere l'incolpevole Gregori. Il Venezia, incerto rispetto alle ultime esibizioni, raramente riesce ad impensierire la retroguardia toscana. Mai gli attaccanti veneti trovano la porta, solo Miceli, dopo la mezz'ora, mette i brividi a Squizzi. Non basta Novellino mescolare le carte e cambiare qualche giocatore, neppure nella ripresa, infatti i lagunari sono capaci di mettere sotto la Lucchese. Anzi, sono sempre i padroni di casa i più pericolosi in fase conclusiva. Prima Paci, sempre su punizione, poi Colacone a due passi dalla porta. Chiamano agli straordinari Gregori. Il risultato non cambia più. Preziosa dunque la vittoria della Lucchese in chiave e salvezza, appannati gli ospiti, che nonostante il passo falso, mantengono comunque intatte le possibilità di salire in alto.